Allora, ma chi ha più ragione qui? La squadra che di prepotenza ha conquistato questo primo posto in classifica in Serie C Ligure maschile o questo allenatore che insomma fa un po' il bastian contrario quasi sempre? Di certo non possiamo non considerare il fatto che siamo avanti di una partita rispetto alle squadre che ci seguono. Siamo avanti di un punto, però non dobbiamo dimenticarci del fatto che le squadre seconda, terza e quarta in classifica ci abbiamo avuto già la possibilità di giocarci e abbiamo vinto, a parte contro il Cus, che è stata la prima partita, ci sta, dai, diciamo una partita un po' di rodaggio, poi con le altre abbiamo avuto tutta una serie di successi, è logico, siamo appena all'inizio, dobbiamo ancora continuare, tutto quanto, appena, non abbiamo manco finito il girone d'andata, quindi continuiamo così, abbiamo già giocato contro le squadre sotto di noi e abbiamo avuto per fortuna questa prima partita, questa prima fase d'andata, la possibilità di vincere. Ecco, appunto, io direi che anche i più scettici vorrebbero un attimino farvi un piccolo applauso, no? Perché non dimentichiamo che questa è una squadra nata dopo mille difficoltà alla fine dell'estate, dopo la retrocessione. Sì, sì, quello assolutamente, visto che l'anno scorso abbiamo fatto, giusto come hai detto bene te, questo campionato di Serie B, che eravamo un altro gruppo, un gruppo di giovani, tutto quanto, che molti hanno preso direzioni diverse. Quindi sai, per un certo momento non si sapeva manco se ci fosse stata di nuovo un'altra squadra per quest'anno. Siamo riusciti a farla, all'inizio logico abbiamo faticato un pochettino per riprendere la forma, tutto quanto così, però per adesso guarda, il gruppo è ottimo, l'allenatore anche lui non è, sia Andrea Cecchi che Andrea Del Santo, non possiamo assolutamente dirgli niente, siamo contenti per adesso di trovarci in prima posizione e non posso dire altro che felici e contenti di come sta andando il campionato.